Un morto e una donna ferita, fortunatamente non in gravi condizioni, è il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due auto, verificatosi nella prima parte la mattinata di ieri, lungo la strada statale 682 Ionio Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Ionica. A perdere la vita è stato Rodolfo Campagna, 68 anni. Il suo cuore si è fermato nel primo pomeriggio di ieri, un paio di ore dopo essere giunto agli ospedali riuniti di Reggio con l'eli soccorso proprio per la gravità delle ferite rimediate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, oltre a prestare la primissima assistenza, hanno anche gestito la sempre delicata fase dell'atterraggio e decollo dell'eliambulanza sulla carreggiata. Il traffico, conseguenzialmente lungo il tratto della Ionio Tirreno, è stato temporaneamente bloccato in corrispondenza del territorio comunale di Marina di Gioiosa Ionica. L'ANAS ha incanalato la viabilità provvisoriamente lungo un percorso alternativo.